Sì, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che lavora insieme da tanto tempo e noi siamo in costruzione, c'è poco da dire, stiamo lavorando, dobbiamo migliorare e sappiamo che questa partita potevamo vincerla come potevamo perderla con degli episodi, però dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo creare gruppo, creare squadra, dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare tanto, ma secondo me è un punto guadagnato questo, un campo difficile perché, come ho detto prima, secondo me il Potenza è una squadra forte. A livello personale sicuramente vuol dire tanto. Sento la fiducia del mister, del direttore, quindi sono qua, voglio dare il mio contributo. Ringrazio a Simo e a Mirko perché abbiamo costruito una bella azione, quindi io l'ho finalizzata, ma è stato un lavoro di squadra. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo continuare a lavorare, a crescere. Ci sono dei giocatori che dovranno arrivare, c'è tipo Ruben Botta che è un grandissimo giocatore. C'è Celiento che sta recuperando, quindi dobbiamo recuperare pedine importanti e cercare di affrontare questo campionato sapendo che ci saranno grosse difficoltà, come la piazza sa e come ha visto negli ultimi anni. Manuel, sulla tre quarti, una posizione che ti fa tornare indietro di qualche anno. Sì, diciamo che l'ho fatto quando ero un po' più giovane, adesso il mister mi sta utilizzando là, io l'ho sempre detto, sono a disposizione, cerco di dare il massimo col mio impegno, con le mie qualità e speriamo, ecco, di poter dare la mano. Michele, vengo da voi per delle domande anche da studio. Ma sì, come ho detto prima, stiamo lavorando tanto, ci stiamo conoscendo, anche adesso lei prende spunto da questa azione, ma ci sono anche varie altre dinamiche. Verso la fine, secondo me, abbiamo iniziato a fare un po' meglio con Andrea Del Rico che si allargava, io mi abbassavo a prendere la palla. Sono tutte dinamiche che piano piano col tempo crescono. Quindi capisco che c'è voglia di risultati importanti, ma dobbiamo essere concentrati, sereni, sappiamo che dobbiamo costruire qualcosa di importante passo dopo passo. Oh beh, sicuramente è un'altra cosa, un'adrenalina che solo il calcio ti può dare. Poi diciamo che Bari con questo tifo fa ancora più piacere. Quindi sono stato fortunato che nel frangente la curva stava là vicino e mi è venuto naturale andare là sotto.